Hai visto? 8 alla volta. Fanno presto queste qua. E poi ti chiamo. Apunte. Fuego. Rizzuto Michele, 228 lire e 76 pesetas. Avanti un altro. Scusate, signor Maggiore. Comodo, comodo. Bella cinquina, eh? Bella paga. Ma non mandatela tutta a casa. No, no, certo. Divertitevi. Godetevela, ragazzi. La guerra è bella anche per questo. Facciamo vedere a questi pezzenti di spagnoli chi siamo. Come dice il nostro duce, meglio vivere un giorno da leoni che... Centenario. Bravi, bravi, e in alto sempre i cuori. Sì, da Frisco Maggiore, io tutta a casa rimando. L'ho guadagnato in Italia così alla miniera, dovevo lavorare 3 mesi. Miniera, e do cosa? Do fare. Dura, eh? Che Dio mi scampi, ma io da sotto non ci torno più, ma anche se mi ammazza. Questo mese, quasi 800 lire mia madre mi mise alla posta e con quelli del premio d'arruolamento fanno più di 1200. Gli analfabeti da questa parte, gli scriventi da quest'altra. A me, a me. No. Vuoi diventare signore, eh? Eh sì, ce ne vogliono. E se poi ci lasci la ghirba? E che è una guerra questa. 4 poveracci malarmati che scappano come un lepri. E poi, anche la maniera si muore. E come se si muore? Almeno qua la paga è buona. Camerata. Non siamo venuti qui per fare i soldi, siamo soldati, non siamo mica mercenari. No, io non volevo dire questo, sergente. Noi serviamo un ideale, chi non lo capisce può tornarsene a casa a fare il borghese, chiaro? Sì, certo, sergente. Da qua asciugati, ti faccio vedere io. Vuoi Michè? Allora sei pronto? Un momento, eh. Uniamo oggi. Che dici se ci andiamo a rivedere le fucilazioni, eh? Le fucilazioni? Eh. Ma tu sei pazzo. Dai, c'è tanta gente, ci sono le signore. E poi uno spasso. È uno spasso da cornuto. Cornuto a chi? A chi ci piacciono le fucilazioni. Picchia la gente per bene, ci fanno venire proprio volta a stare. Scacciato, ma io t'ambasso! Fermo, 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 stai fermo, 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 fermo. Stavamo in giro per Malaga, quando sentiamo un casino, urla, spari, corriamo a vedere una strage. 8 pivolti li fucilavano, 8 pivolti, una strage, insomma. E la gente che si godeva lo spettacolo, come a teatro. Non c'è dignità a fucilare. Picchiare un uomo, metterlo contro un muro e sparargli a freddo, da disonorati, eh. Ad ammazzare non c'è onore. No, c'è onore magari ad ammazzare, ma quando si ammazza a caldo, la pelle mia contro la tua. Oppure le carogne, quelli che fanno la spia, gli sbirri che fetono. Allora quelli pure se li ammazzi a freddo. Cosa d'onore, ma così. E poi non è manco giusto, pure se questi si sono ribellati. Ma guarda che i ribelli siamo noi, eh. Noi? I picchi più stupido. Noi truppa regolare siamo. L'altro invece combattono in tuta, in borghese. E noi fossimo i sovversivi. La parola giusta è insorti. Ma mi pare che tu le cose non le sai. I rossi vinsero le elezioni. E allora i galantuomini chiamarono a Franco per rimettere le cose a posto. Levare il governo del popolo e rimettere su quello dei signori. Dei galantuomini, dei padroni, va. E allora per chi li fucilano? Lo fanno per il loro bene. Così un'altra volta si imparano a vincere le elezioni. Ah. E noi italiani che c'entriamo? Per due ragioni. Una è quella di Mussolini. L'altra è quella del Furiere. Scegli tu quella che ti pare. E la tua qual è? Io non c'entro. Sogno di passaggio io qua. Forza, bevi, picciotto. Questo è buono, sai? Come quello di Casanoscia, forse di più. Sicilia e Spagna si somigliano. Alla salute, giovanotto. La quinta. Sono grato per lo pariente soldato italiano che non sanno liberare dello rojo. Oh, muchas gracias, camarada.
Muy honorato de beber con los camaradas españolos. Ahora, ¿quién hacemos este brindis, eh? Al generalísimo Franco y al duce Mussolini. Manco per la minchia, lo hacemos al compagno Giuseppe Stalin. Anda, beve! Al compagno Giuseppe Stalin! Beve! Beve, beve! Oh! Salute! Ma non hai paura che ci denunciano al comando? Ha paura di che? Ci vai un culo a tutti! Ma che me ne fotto a mia di sti stronzi? Che fanno? Perché? Perché? Non hai visto com'è facile far sparire la libertà? Basta la mano! Limpiezza. La chiamano limpiezza tutta sta merda che fanno ingoiare la gente. Legionari della bandera indomita, miei legionari. Quando, molti secoli fa, le legioni di Cristo si levarono in armi contro gli infedeli per liberare il santo sepolcro, un unico grido si levò da quei petti infiammati dalla fede. Dio lo vuole! E Dio lo vuole è il nome che il Duce ha dato alla nostra invitta divisione in ricordo di quel grido, perché è lo stesso grido che ci anima, che ci dà la forza. Nella crociata da lui voluta contro la bestiale marmaglia dei negatori di Cristo e della civiltà di Roma. Giovani camerati, legionari forgiati nell'acciaio da una volontà titanica. Vi siete battuti da veterani e avete vinto. L'entusiasmo che il vero popolo di Malaga vi ha tributato dimostra al mondo intero la santità della nostra causa. Ma ora un compito più arduo vi attende. Con legittimo orgoglio vi annuncio che a noi camicie nere volontari in Spagna è stato affidato il privilegio di liberare Madrid. I negatori di Dio e della patria, i carnefici della città martire, hanno scritto sui muri delle macerie fra i quali si annidano pavidi un motto tracotante e bugiardo: no passeran. Per tutta risposta io vi dico che noi siamo passati a Malaga e passeremo a Madrid. Ufficiali a rapporto, brigati. Ufficiali a rapporto, tutti a terra. Tutti a terra. Tutti a terra, ufficiali a rapporto. Tutti a terra. Ufficiali a rapporto, tutti a terra. Ufficiali a rapporto, tutti a terra. Ma va a rovolo loro. È finita la faccia di Malaga. Tutti a terra, ufficiali a rapporto. Muovere il culo, Zulu, scaricare, scaricare il camion. Italiani pure i milanesi sono. Coglione. Non mi rabbisciare più. A me. Dammi vicino, picciotto, che cago sono brutta, eh. Lasciare gli zaini, solo zainetti da scappare, si va subito in linea. Sergente Genundi, con me. Prendi tre uomini e va di battuglia avanzata, 50 metri avanti. Sergente Colombo, forza con le squadre, muoversi, avete sentito, Terroni, pedalare, pedalare. Forza, ragazzi, muoversi, muoversi.
Da dove venite? Che posto è questo? Ehi, camerati, come si chiama questo posto? La dalla Iara, che Dio la stramaledica. Male armate di ciste, eh? Forza, è passata, andiamocene. Signor tenente, mi hanno beccato qui alla gamba. È una stronzata, Uso, è andata bene. Ahi, mi fai male, piano! E sta zitto, Cristo, che sono qua attorno. Prendetelo in spalla e andiamocene. Questo posto non mi piace. Sì, signor. Bene. Sì, sì, portatemi via, se quelli mi trovano mi ammazzano. Va bene, no. Ce ne andiamo su. Michele! Forza! Una cura in arredo, Michele. Una pallottola sola e tocca a me. Se non esca l'ugna qui. No, la tua fortuna è. Ma come? Massimo che ti può capitare è che ti mandano a casa e ci paghi pure la pensione. Veramente? Allora mi sono sistemato. Come no? Meno male che pesano poco questi sardagnuolo. Sardo, per piacere. E io vi ho detto. Come va, Uras? Mi fa male, signor tenente. Ma un leone del duce non si lamenta mai. Attestarsi, attestarsi. Sì, signore. Ti fa male? Sì. Meglio. Più male ti fa, più soldi picchi. Avanti, mangia, su. Ma così non ci pensi. Ciao. Sempre ste galette. Ma arancio? Sta arrivando a fare conto che è qua. Anzi, il tenente disse che oggi ci mandano pure il dolce. Sul serio? Ma come no, che è per finta allora. Certo per quelli che sono stati buoni. Sei stato buono tu, dicisti preghiere, ti lavasti i denti, sì. Ma vai, mona, te ronde l'ostrega. Sì, in linea è sempre lo stesso. Se tu aspetti il rancio, muori cagando.
schiva là. Pattuglia che rientra, sergente Colopo. Va bene, venite avanti. Ho capito. Ventura, vai. Sì, signore. Ventura, tu mi sembri il più sveglio di tutti. Abbiamo perso i contatti e siamo rimasti isolati. Ah. Cerca di tornare indietro, di trovare il comando della bandera, il maggiore Limentani. Signor tenente, capri giornieri non ne fanno. Non ci conviene ritirarci per ora. No. No. Questa è la posizione che deve essere tenuta. Digli che siamo sul fiume, a Tajugna. E chiedi ordine. Ma come faccio a quest'ora nel bosco? Una bussola la posso avere? Non c'è, arrangiati. Ma arrangio, sì signore. Ah, e portati un altro con chi te. Mi pare a me? Sì. Grazie. Puttana da mammana, manco la bussola. Arrangiarsi. Dietro non è la merda e ti dicono di arrangiarti. Beh, quando siamo venuti si scendeva. Ora basta risalire, no? Risaliamo, risaliamo. Niente, non c'è niente da fare. Ci siamo persi. Ci siamo persi come due minchioni. Ci conviene fermarci qua e far passare la notte. Ma un tenente, che ci dice? Che s'arrangiasse. Se gli sa fare fottere. Però, tenente, non ne è carogna. Sì che lo è. Anche lui come tutti gli altri, tutti gli ufficiali, tutti quelli che comandano. Ma io a fare una lista di tutti sti signoruni per eliminarli al momento buono. L'altro. Vitta, Coviello, Uras. Non li potevo lasciare nella merda, come dici tu. Sì, avanti, forza. Riproviamoci, va. Vai, vai. Luigi, oh, una luce, là, da quella parte. Aspetta, onni vai? Possono essere i rossi, aspetta. I nostri sono. Salutiamo la compagnia. Salutiamo. Vieni, scaldati. No. Freddo, eh? Eh sì, da spaccarsi le unghie, come dicono a casa mia. C'è chi dice che la Spagna è come la Sicilia. E te, di dove sei? Vicino Enna, posto di zolfare. Facevo un minatore. E tu? Io? Insegnavo a Firenze, all'università. Un professore? Mizzica. E che ci fa un professore qua? E cosa vuoi che ci faccia? La guerra, come i minatori. Ah, vero. Buono, proprio come chi di casa nostra. Bollente, ma non bollito, come diceva la mia nonna. Vero, anche da noi si dice da così. Una tazza di caffè? Una tazza di caffè non ha mai fatto male a nessuno. Luigi, ma che fai? E vivi tu sto caffè che ti ricrei. Boh. E magari
pure un bel piatto di spaghetti col pomidoro fresco. Siete capaci d'averci, vero? Fame, eh? Eh sì, da due giorni che mangiamo scatoletta e galletta. Galletta e scatoletta. A proposito, ma voi sapete a che parte sta il comando? No, noi non lo sappiamo. Allora vi siete persi pure voi, in questo bosco schifoso. No, noi non ci siamo persi. E allora dici dove siamo? Questo lo devi capire da solo. Va, Michele, a Moninne ora. Ma come? Abbiamo trovato i camerati. E poi sta così bene qua. Vai, vai. Forse è meglio che andiate. Che c'è pericolo qua fuori? No, sta tranquillo. Nessun pericolo, compagno. Dai, Cristo, corri! Bravi ragazzi, sono stati di parola. Non ci hanno sparato. A nulla. E per chi? Ancora non hai capito chi erano quelli. Italiani erano. Rossi erano. Rossi? Perfetto italiano parlavano. Ma perché sono italiani? Bestia. Italiani? E che ci fanno gli italiani con i rossi? Noi siamo venuti a combattere per difendere la libertà del popolo spagnolo, per aiutare i fratelli spagnoli a difendersi dall'aggressione fascista. Contadini, operai italiani, non sparate più sui contadini, sugli operai, sul popolo spagnolo che combatte per il diritto di vivere, per il proprio pane. Italiani, fratelli, vi hanno ingannato, vi hanno mandato al macello per aiutare i vigliacchi che hanno tradito la Repubblica Spagnola. Avete combattuto, vi siete battuti bene, nessuno potrà mai dire che non avete fatto il vostro dovere. Ma ora riflettete, state combattendo dalla parte sbagliata. Venite con noi, vi attendiamo a braccia aperte. Venite con noi a combattere per una causa giusta. Venite a combattere per il popolo contro i ricchi. Venite a combattere per voi stessi, contro tutti i padroni. Luigi, tu che ne dici? Chiave tre giorni che non si mangia un rancio caldo. Sì, è vero, ma che avremmo dovuto sparare sugli italiani, però non ce l'avevano detto. Chi non è con noi è contro di noi. Molti nemici, molto onore. La patria si serve anche facendo la guardia d'un bidone di benzina. Qua se la fanno tutti la pubblicità. Ma che te ne fotte tutte ste chiacchiere? Io non me la sento. Di che? Di fare la guardia d'un bidone di benzina? Ah no, di sparare su questi. T'ha sentito, pezzo di minchia, chi sta in guerra? La pelle mia contro la tua. Se ti viene avanti uno con un fucile, italiano, eschimese, ostrogota, tu pigli e spari per primo, hai capito? Per primo. Chi sta la regola? Hai capito? Stronzo. Non se la sente. Noi non vi inganniamo. Ascoltate alcuni ex vostri camerati che sono passati dalla nostra parte. Hanno vinto Calogero, dalla divisione Dio lo vuole. Camerati, siamo stati traditi. Non è vero che i repubblicani fucilano i prigionieri. Sono armati meglio di noi e mangiano meglio di noi. Ve lo giuro così, Mascalzoni! Calogero Pinto è morto. Gli hanno preso il piastrino e adesso ne approfittano. Avanti! Se c'è qualcuno che vuole passare dall'altra parte, io non mi oppongo. Non c'è posto per i vigliacchi nella mia bandiera. Bene, vedo che non siete fessi. Bene. Come del resto non reputo fesso chi ha scelto volontariamente l'onore di indossare la camicia nera. Ma è necessario che io vi avverta che chiunque ha boccato è stato massacrato. Magari da lui. Però lui è mis nella lista. No, non ce n'è bisogno. Troppo coglione. Glielo si legge in faccia che sarà un martire fascista. Sono Dionisio Annibale. Fratelli, da questa parte ho trovato tanti italiani, operai e contadini come noi, che combattono per la causa di un popolo che lotta per non essere più schiavo. E loro hanno lasciato le case, le famiglie, il lavoro per combattere in nome della libertà. La libertà è da questa parte. Non è vero! Non è vero, anche Dionisio è morto. Tre giorni fa è caduto a Brihuega. Sì, è vero, Dionisio è morto. L'ho visto io, l'hanno ammazzato loro.
ordine! Cantare! Cantare, cantare! Cantare, un ordine! Cantare, chi lo canta va sotto processo! Ufficiali, ufficiali! La canzone del legionario! Ce ne fregammo della galera, ce ne fregammo della brutta morte, per preparare questa gente forte. Che se ne frega adesso di morire, bravo. Il mondo sa che la camicia nera si indossa per combattere o morire. Luce! Da man mano, questi si sono incazzati. Corri! Ma la nostra artiglieria non risponde. Non serve. Un maggiore dice che alle camicie nere ci basta il fegato. Il fegato ce l'hai, e allora? Stanno per riattaccare. Allerta voi della Britannia! La regina, Cristo di... Portatelo via. Ventura, prendi tu il comando della squadra. Io? E perché proprio io? Non discutere, sei il più elevato in grado. Sì, signore. Zanolli, Vitto, Coviello, Pelliccioni, venite qua. Tutti ai posti di combattimento! Eccoli, attaccano, attaccano! Tutti ai posti di combattimento! Forza, forza, ai vostri posti! Legionari, diamo un'altra bella lezione a quella barbaglia rossa! Ai posti di combattimento! Sono proprio pazzi, chissà! E tu spara, minchia! Che te ne fotte che sono pazzi? Ora, picciotti! Thank you.
visto che non è difficile. Sì, sì. Camerati, tra poco arriveranno i rinforzi, i carri armati, ve l'assicuro. E sapete che non so mentire, ma intanto bisogna resistere. Mostrare di che razza siamo, di che razza sono le camicie nere di Mussolini. Camerati, gli occhi di tutto il mondo sono puntati su di noi. Camerati, bisogna resistere. Dobbiamo resistere. A Guadalajara c'è l'avamposto del fascismo. A Guadalajara non ci sono alternative. Guadalajara... A Siviccia si vuole! Carri! I carri! Dove? Là! Sì, ma è loro. Parare sugli uomini! Riposo. Nome e cognome. Datemi la scheda. Legionario Coviello Pasquale, classe 1906, terzo plotone, seconda compagnia, 535esima bandiera indomita. Divisione Dio... Lascia perdere, dimmi invece perché ti sei arruolato. Signor colonnello, io avevo fatto domanda per il battaglione di lavori navali. Ci hanno imbarcato. Poi in mezzo al mare ci hanno detto che ci mandavano a fare la guerra qui, in Spagna. Il nome? Zanoli Remigio. E tu perché ti sei arruolato? Beh, mi pare mega la saffura dalla mesadria, troppe bocche da sfamar. E mi ha detto, trovate un'altra mesadria per conto tuo. Ma in questi tempi è difficile trovare una mesadria. Voi mi capite, signor colonnello, non è vero? Legionario Ventura Luigi, io mi sono arruolato volontario per il Duce, per la patria, per l'impero. Perché sogno fascista della prima ora. Finalmente un vero fascista. Bravo! Ventura Luigi. Però qui c'è scritto che devi anche scontare una pena di 8 mesi per tentato espatrio clandestino. Giustissimo, signor maggiore, errore di gioventù, fu un colpo di testa. E venni in Spagna appositamente per redimermi, a rischio della mia stessa vita, per difendere la nostra civiltà latina, mediterranea, antica. Contro queste orde barbariche di rossi della minchia, con rispetto parlando, basse nella crociata lampade. Giustamente voluta dal nostro duce. Basse le lampade. Più basse le lampade. Più basse le lampade, Pecciotti, più basse. Benedetti figli miei. Ma che sentite, Zupetto? Qualcosa che non mi piace. E oggi è giornata segnalata. Però qua non si vede niente. Vero, qua non ci si vede manca bestemmiare, Zupetto. Meglio che l'antimonio, figlio mio.
Lo so, ma ci vorrebbero le lampade di sicurezza. Sì, le lampade di sicurezza. Invece, solo quando c'è l'ispezione le mettono. Fatuse, carogna. Madre mia, antimonio, antimonio, curremo, curremo! Sono venuto qua da voi per un favore. Dimmi di che cosa si tratta. Se posso, te lo faccio. Vorrei andare alla guerra. Chiedo di Spagna. Certo, abbiamo avuto una richiesta di volontari, ma... ma non si sa se si andrà proprio in Spagna oppure no. E poi, i militi hanno la precedenza. E tu non sei della milizia. Va bene. Ma io sono iscritto ai sindacati fascisti. Fui pure nei bersaglieri. Godo di buonissima salute. E penso proprio che uno come me ha avuto diritto di fare almeno una guerra, ce l'avi. Ossia, mi dovete proprio aiutare per sta cosa. Hai già perduto la guerra d'Africa e chi di Spagna non possa assolutamente farmi la scappare. Va bene, ho capito, ho capito. Adesso vediamo un po' che cosa posso fare per te. Parlerò con il console e poi vediamo, eh? Grazie, coscienza. Vadano a spese. Sono impeciato con la pece dell'inferno, però fegato ne hanno. Ah, no, non è questione di fegato. È che loro sono contenti di morire. E contenti poi? Ma perché non lo sai che quando un musulmano muore sul campo di battaglia se ne va dritto, dritto in paradiso, dove ci sono bellissime femmine sempre vergini che lo fanno fottere per tutta l'eternità. Quello è un paradiso. Eh certo. Altro che un nostro. A me mi pare una balordata. Come fanno a scopare e restare vergini? Tu non lo puoi capire perché fede non ne hai. Tu in paradiso non ci vai tanto, va? Ma quali paradiso? Quindi stanno qua per la paga come a noi altri. Insisti con sta paga, tu. Sti infedeli di marocchini sono qua per difendere la religione cristiana. Bastò che Franco ci contasse quattro fesserie. Sì, le fesserie le sai dire pure tu. Se no ti rispedivano a casa. E invece ti hanno fatto caporal maggiore. E lo vedi? Più fesserie si dicono, a più alzi di grado. Non sparano più. È finita. Già. Forza ragazzi, saliamo in paese, in ordine di marcia. Poveracci, brutta fine. Mai vedi gente così, proprio accaniti sono. Perché sono anarchici, combattono con l'ideale qua. E chi sono questi anarchici? I socialisti, quando escono pazzi. Apuren, apuren. Vamos. Deja, deja. Le pregunto yo. Sí, señor. Vamos. El arma. Che reparto pertenecei? Non sono soldati, sono anarchista. Anarchista della milizia obrera. Ah, non sono soldati, sono anarchista. Niente sapete usare la sala. Alt! Quanto sapete arriva? Quattro.
Solo quattro? Yeah, solamente. Ma che cosa dico? Ah. Dice che erano quattro. Chi lo sottotos? Caput. È in campanare. Due morirono sul campanile. De donde eres tu? Deutsch, alemana. La ragazza tedesca. Mein camarade ist ferito. Ist ferito muy mal. Aiutalo. Sta chiedendo che si occupassero del ferito, che gli salvassero la vita. Vete, salvalo. Aiutalo, che se muore. Hai altro? Questo qui. Traidores, come este. È scalfareta. Sta fresca, brutto affare. Aiutalo. Difenditi. Muore. Aiutalo. Te lo supplico. Er darf nicht sterben. Nein, er darf nicht sterben. No. No. Pico di puta! Du bist ja kein Mensch! Du bist hier! Du Schweinehund! Du amare una puta di merda! Es vuestra, soldado! Os lo regalo! Diviértanse! Picchio di puttana, ma è la macchina! Ma non è che sei matto! Ma è una femmina bianca, in mano a te selvaggio! Ma sai che ti facessi da femmina se potessi? Ti sparerebbe una palla in culo, stronzo! La mia! Alla divisa che porti, testa di minchia! Che succede qui, caporal maggiore? No, niente, niente, signor maggiore, niente! Una discussione amichevole tra camerati! Non voglio incidenti. Disciplina innanzitutto. E senza troppo discutere. Intesi? Violente queste anarchiche, ma quella con i marocchini troverà più di quanto è venuta a cercare. Entriamo. Ordine di marcia, entriamo in paese. Andiamo, muoversi. Invite legioni fasciste dello strenuo i combattimenti, sconfiggendo la disperata resistenza del nemico. Hanno conquistato un obiettivo militare di eccezionale importanza. Sì. Non lo sospettavano. Avanti. Se metieron. Camarada, llévatelo con los pesados. Vi ho già detto che il saluto ora deve essere quello militare. Scusate, signor Maggio. Cosa c'è? Ecco, noi siamo soldati. Che c'entriamo noi con questa roba? Siamo deboli di stomaco, legionario. Questa guerra si fa in un solo modo, con ogni mezzo. E dai miei soldati non voglio opinioni, ma solo obbedienza. Cieca e assoluta. Te l'ho già detto prima. Capito? Signor sì. Lo so che a Palazzo Ibarra vi siete battuti bene. Ma siete stati sconfitti lo stesso. Ma ora che noi dell'esercito abbiamo preso la situazione in pugno, non c'è più posto per l'avanguardismo da premilitare. La sola cosa che conta nell'esercito è la disciplina. E ancora bene ti andò con quel fezzo là. Sì, è proprio una carogna. Ma tu ce l'hai messo nella tua lista. Subito. È la prima volta che l'hai visto. Eppure due colonnello di amore ci mise. Sono tutti? Sì, signor tenente. Abbiamo setacciato il paese e non ci sono più bambini inferiori ai 3 anni. Sicuro? Sì, sicuro, signor tenente. Metteteli in fila. Entonces, Carmen, ¿qué nombre le ponemos al niño? Pero, padre, se lo juro, está ya bautizado. Cállate la boca, hereje bolchevique. He dicho, ¿qué nombre le ponemos? Está bien, le ponemos Antonio. Ten, por favor. Y tú, Carmen, inclínalo. Antonio, ego te batizo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.
Forza ragazzi, ce ne andiamo. Prepararsi in fretta. Sotto ufficiali, radunate le squadre. Muoversi, muoversi. E tu che fai? Muoviti. Forza leoni, andiamo a ramazzare qualche altro paese da sti rossi fetenti. Oh bell'amore fila, la Spagna è lunga assai, il legionario cammina e non si stanca mai. Cammina il legionario, è stanco mai si sente, cammina allegramente con fede e con ardore. Cammina allegramente con fede e con ardore. Mamma mia, piangere se mi verrai partire. Buena suerte. Ah, che scopriste, nemico, picciotto? A quale nemico? Vieni, vieni, vieni a vedere. Che c'è? Tieni, e guarda là, guarda. Onde? Dietro le linee dei rossi, dove sta quella striscia verde che pare una siepe. Ah, ah. La vedi? Sì. Lo vedi quell'uomo che lavora la terra? Ah, ovvio, ovvio. E allora? Lo sai, hai un mese da parte, quasi 8.000 lire. Quando torna a casa, vi voglio accattare la terra. E la vorrei lavorare, proprio come fa Chitto. Bravo, bravo. Ma che bravo picciotto che sei. Ah, così ma diventi un proprietario, un galantuomo. Magari con la cimice all'occhiello e i campieri al seguito. E che male ci sarria? Io alla miniera non ci voglio più tornare. Fesso tu e fesso lui. E per chi? Ma come per chi? A sto cafone la Repubblica ci diede la terra, giusto? Beh, sì. A lui è là che se la sta lavorando, sprecandoci sudore, sementi. Invece di sparare contro noi oggi, che siamo venuti qua per riprendergliela la terra e per ridarla ai padroni. E fessi pure quelli della Repubblica che gli hanno dato la terra. Così hanno un contadino in più e un soldato in meno. E perderanno la guerra. Ma io perché sarei un fesso? E tu sei un fesso perché per farti la terra tua, vieni qua a sparare contro di lui quando bastava sparare contro i padroni di casa tua. Ecco. Tutti fessi, vero? Meno lui. Il grande Luigi Ventura, bolscevico in camicia nera di sta minchia. Ma io non c'entro, io sono caduto di passaggio, te lo dissi già. Io qua è come se non ci fossi. Ma che mi vuoi dire? Forse un giorno di questi te lo dico. Ehi ragazzi, ragazzi! Stanno arrivando i nuovi complimenti, forza! Dai che gli facciamo lo scherzo del gavettino, vieni! Dai, dai, aspetta, dai qua qui! Io mi metto là e faccio. Un momento, non si vedono ancora. Oh, dove andate voi? Facciamo finta di niente. Eccoli, eccoli, stanno arrivando. Zitti, zitti. Brave le burbe, finalmente siete arrivati, eh. Bravi, bravi. Dai. A me non mi fregate, vi conosco bene io. Uras, ma guarda chi si vede, mica. Il vecchio sardignolo, come stai? Sardo per piacere. Michele, Michele, guarda chi c'è, Uras. Guarda chi è tornato. Come stai? Io che ti pensavo già tornare a casa tua a goderti la pensione. Ma quale pensione? Quelli per poco mi levano la cinquina per pagarsi tutte le spese dell'ospedale. Chi ce l'ho fesso, ah, Uras? Ventura! Ma che? Io ho protestato. Ho detto al capitano medico. Ciao. Allora ho detto al capitano medico, signor capitano, è la pensione. E lui mi dice, se vuoi la pensione, te la tagliamo la gamba. Hai capito? E io gli ho detto,
Tante grazie, signor capitano. Sarà per un'altra volta, guarda. Bravo, ha fatto bene. E quei canteri che vanno messo in testa, che roba è? Già, questi, cosa sono, Questi. In Italia hanno deciso di potenziare al massimo le truppe in Spagna per il grande sforzo finale. Minchia. E allora, ecco cosa ci hanno mandato. Dove metti a posto ste reclute, Uras? Anche voi altri, su. Nel Bronx ammazzarono un poliziotto. E io venni coinvolto in questa storia. Non saccio nemmeno come ora. Non mi ricordo. Insomma, tempo 15 orna mi rimandarono in Italia. E non mi davano più passaporto. Però io a New York ci avevo lasciato mia madre, i miei fratelli, tutti i denari miei. E allora tentai di espatriare. Ah, ecco perché un maggior dei carabinieri disse che devi fare 8 mesi di carcere, Sì, sì, 8 mesi me l'hanno dati al terzo tentativo di espatrio. C'era riuscito, quasi. Velo, minchia. Però la commissione gliela sapeste recitare la scena. Io sono qua per il duce, per l'impero, per la patria, per aiutare la sorella latina contro il barbaro. Toh! Micuzzo. A mia fascismo, socialismo. Non me ne fotte niente. Ci sputo sopra. Io venne qua soltanto per trovare il modo di ritornarmene in America. Ma come ci vai in America? Dall'altra parte, nelle brigate, ci sono anche gli americani. Anzi, c'è una brigata che è tutta d'americani. Io l'americano lo parlo meglio della mia lingua. E allora io aspetto un momento buono quando incontro qualcuno di loro. Butto via sta divisa di merda e metto la tuta di miliziano e me ne vai con loro. E così faccio fessi rosso e dei Mussolini con una botta sola. E allora perché non lo facesti quella notte? Da Guadalajara, quando incontrammo quei tre rossi là, non ti ricordi? Era troppo presto, io cercavo gli americani, quelli veri. E poi c'eri tu. Ti conoscevo appena, eri un bravo picciotto, ma se c'era da sparare, magari sparava a Tia. Ora invece... Ora invece ti fidi di mia, no? E come non mai affidare? Ave 2 anni che facciamo insieme sto schifio di guerra puttana. Saremmo diventati amici, no? Anzi, più che amici, come frati, sei amico. Certo, come frati. Andale. Sei. Luigi. Questa America, come vuoi? L'America. È spettacolare. Grande, ricca. C'è tutto. E poi chiunque può diventare quello che vuole. Magari presidente, certo, se ci sa fare, per inteso. E poi là non ci sono questi privilegi, queste baronie come ci sono da noi oggi in Italia, capito? La baronessa Carini, per esempio, là ci facessero fare la lavapiatti tutt'al più. Ma perché non te ne vieni in America pure tu? Luigi, tua madre sta in America. La mia, invece, sta in Sicilia. Se non fosse per mia, tornerebbe meschina a fare la serva alla baronessa Carini. Proprio come quando morì mio padre, io ero ancora Caruso. E poi, vedi, il destino ognuno ce l'aveva segnato. No, Cristo. Io voglio tornare a un mio paese con le tasche piene di soldi e non dire più a nessuno bacio le mani. Cristo voglio io. Giusto, giustissimo. Giusto, giusto. Giacio, stai tranquillo. Ora la guerra è sta finita, parati. Dicono che ora ci fucilate. Allora perché facessimo tanta fatica a portarvi indietro? Stai tranquillo, qua nessuno ti fucila. Come mai parli l'italiano?
Me l'ha insegnato un italiano, un anarchista. Ah, quanti anni ha? 16. E così presto vi arruolo? Ho preso il posto di mio padre, in una brigada. Lui è morto a Santander. Santander? C'ero pure io a Santander. E beato tu, che l'hai finita con sta merda di guerra. Non è una merda di guerra, è una guerra giusta. Forse non per voi, ma per noi lo è. Eran cose nostre. Che c'entravate voi italiani in questa guerra? Non lo saccio. Ti giuro proprio che non lo so. Te, fuma. No. Come ti chiami? Atienza. Miguel Atienza. Miguel? Come a mia? Anch'io mi chiamo Miguel. E dai, fuma questa sigaretta, va. Espacio, da la vuelta, a la derecha. Adelante, adelante. Están aquí, señor capitán. Abrid. Toda la mierda roja abajo. Anda enseguida. ¿Qué dice usted? Dame los prisioneros y vuelve atrás. Es una orden, sargento. Vamos, rápido. Mi dispiace, capitano, ma purtroppo io non capisco, non intendo lo spagnolo. Non parlo la vostra lingua, scusa tu, eh? ¿Quieres terminar delante de la corte marcial, canalla? Senti, capitano, ti ho già detto che io non parlo spagnolo. O sei sordo, eh? Giù! Giù! E tu, grandissimo figlio di bottana, cornuto cabron! Se tu chiedes prisioneros para fusilarlos, vas a buscarlo in prima linea, come hacemos nosotros, claro! Baja il fusil, ordeno immediatamente a mis hombres tirar. Si haces en tiempo, avessi a essere tu il primo della mia lista. Il nostro sergente, che è il più gran figlio di puttana fra la gente. Ehi, ehi, ehi! Allora! Andate a fare in culo, va! Fammi volto. Avete visto la faccia che ha fatto quel capitano? Appena ha capito che Ventura parlava spagnolo. Già, è quella che ha fatto quando il nostro generale ha detto che avevamo ragione. Però l'ho vista brutta, eh? Ancora un momento e scoppiava il finimondo. Hai visto che non ti fucila più nessuno? Escúchame, ti chiedo un favore. Sì. Tra poco occuperai la rida. Se passi per un paese che si chiama Villanueva, chiedi di Atienza e vai da mia madre. Dile che sto vivo. Promesso. Ma che fai? Mio padre mi diceva sempre, se stringi la mano a un fascista, se tu tacci sotto, così potrai lavare lo sporco. E uno a suo padre ci deve sempre dare retta. Sì.
bucato. Ma porca mignotta. A Sergè, ho bucato una gomma, mi serve aiuto. Sti camion del cazzo. Forza, avanti, scendere. Michele, prendi qualcuno di quelli là. Facciala cambiare a loro la gomma, va, così servono a qualche cosa. Di là, schiavi, forza, andate a lavorare. Forza. Vedi. La Munin, va. Forza, Michele, aiuta pure tu, va. Luigi, io a tu generale l'avrei proprio abbracciato. Sì, buoni sti generali. Vengono a fare una guerra civile per fare carriera e pretendono di restare con le mani pulite. Allora preferisco quel requetecor di Gesù. Almeno lui lo sa perché li fucila. Ah, ma non te ne va mai bene una. E poi dico, un generale deve obbedire. Deve andare a fare la guerra dove lo manda. Insomma, io è un soldato. Appunto, un soldato per i soldi. Sta scappando, scappa! Prendilo, prendilo! Miguel, fermati, Miguel! Torna indietro! Dove vai? Torna indietro! Miguel! Fermati, Miguel, fermati! Non fare il pazzo! Miguel! Dove vai? Vieni qua, perché scappi? Torna indietro! Miguel! Fermati! Miguel. Cristo. Cristo, è possibile. Che bisogno c'era di ammazzarlo? Scappava, voi visti, no? Scappava. E tu per questo l'hai ammazzato? E ho rischiato la pelle per salvarlo. La mia e la vostra. E lui ha cercato di farmi fesso. E di fare fesso anche te, che gli facevi l'amico. Ma era solo un ragazzo, eh! Beh, nessuno deve farmi fesso a mia, nemmeno mia madre, hai capito? Io non lo volevo ammazzare. Ma 15 me ne hanno dati e 15 ne porto al comando. Avanti, dammi la mano, forza. Su. Fare quella faccia, Cristo. Lasciamo in pace almeno. Lo sai che ho ragione, no? Caucio poteva fare. E poi che ti pigli a scrupolo ora? Tu quante ne ammazzasti da quando sei in Spagna? Ma io a quello non l'avevo mai conosciuti. Non ci avevo mai stretto la mano. Cristo. Aveva 16 anni. Si chiamava proprio come mia. Fate attenzione, eh? Coraggio ragazzi, che è arrivato il rancio e questa volta è bello caldo. Forza Plevaglia, mettersi tutti in fila per una. Attenzione che brucia, eh. Ecco, so. Piano, eh. Beh? Puro per ventura. Ah, va bene. Piano. Mira, ya llegan los macarrones. ¡Eh, míralos ahí! ¡Macarrones! ¡Ya, más negras del coño! ¡Tres,
Ci sfottono perché li provocate. E poi per il casino siamo venuti. Il casino italiano è fuori lo straniero. Fuori lo straniero. Ma il casino internazionale non viene promiere. E manco cazzo, signore. No, scusa. Cazzo no. State zitti e buoni se volete scopare. Però mi raccomando, rispettate le regole. 3 minuti a testa e stringo obbligato. E con il goldone, signore? Goldono no. Dovete passare tutte dalla tenda sanitaria senza eccezione. Fa la siringa profilattica come prescrive il regolamento militare per i casini mobili, capì? Oh, un'altra cosa, mi raccomando. Rispettate le signorine che stanno facendo onestamente il loro lavoro. Siamo intesi. Forza alla tenda sanitaria. Avanti. Rompere le righe, non rompere i coglioni. Marsh, stai indietro. Cambiamo foto. Guarda lì, la pipe. Conserva nella forma la signorita. Bravi figliuoli, così va buono. Negozio. Belle terre. Viste sì che sono terre. Terre da signoroni sono. Chissà che ho padroni. Un certo conte Romanones. Pare che ci vogliono 3 giorni per attraversarle tutte. Ma ninne, va. Me ne passo la voglia. Che guardate? La bandiera. Bella, eh? Me la voglio portare a casa per ricordo. Toh, tienimi un attimo il fucile. Non ne vai, ma quale bandiera? Ma dove va quel mattonino? E che ne so, un souvenir della Spagna, se volete chiedere. La sola e tocca sempre a me, se non è Scalogna questa. Ma che dici, Uras? È un altro pallotto intelligente. Vedrai, stavolta verde. Tu non sai niente, sei come Ventura. Essere fregati così è proprio un peccato. Stai su, sardignolo, che hai 2 vite, dai. Sardo, per piacere. Questa volta la pensione... Me la devono dare, sì. L'ho fregato il governo. E a casa mia hanno finito di farte la fame. L'hanno preso? Sì, sì. Pelliccione. Vitti. Mettetelo contro quel muro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Preparatevi. Prima fila in ginocchio. Via la sicura. Date. Spagna, sempre libre! Poco.
E che è tutta sta roba? Ah. Roba mia. Cose mie sono. Ah. Qualche femmina, niente niente. Ah. Ah. No, non è cosa di femmina. È che questa è quella nuova. E allora? È un paese di quel ragazzo. Di Michele. Io gli promisi che andavo a trovare sua madre. Ah, Maria Santissima. Tu di questa guerra non capirai mai niente. Vado allora. Vai, vai. E se il tenente mi cerca, mi copri? Ti copro. Ti copro, ti copro. C'è nessuno. La casa? Sì. Ah. L'hai trovata? No, non c'è nessuno. Chi è sois? E somos amigos. Estamos aquí para buscar a Tienza. Está aquí a Tienza. Ah. Tenemos noticias de Miguel. Buenas noticias. ¿Y tú quién eres? La hermana de Miguel. Ah. ¿Dónde está tu madre? Está fuera. Se ha ido al campo en busca de algo para comer. Hace 3 días que no comemos. Yo. Aspetta. Está fuera. Ahora. Pero como de noche. Sí, porque es menos peligroso. Ah. De día disparan siempre. También ahora están disparando. Ah, entiendo, entiendo. Disparan siempre, sí. Es la guerra. Muy fea la guerra, ¿eh? mala cosa tener siempre hambre. Pero ahora estamos aquí nosotros y la guerra terminará. Y tú puedes comer, ¿eh? ¿Dónde está Miguel? ¿Miguel? Miguel... Miguel está preso, pero está muy bien. Y volverá a casa muy pronto. Volverá al final de la guerra. ¿Vosotros quién sois? ¿Fascistas? ¿Italianos fascistas? Oh, no, nosotros somos dos chicos, dos buenos muchachos, alegres. Muy buenos. ¿Y tú? ¿Eh? ¿Tú también eres una buena chica, verdad? ¿Cuántos años tienes? 18. Oh, Luigi, ma che ti piglia per la testa? Michele, io sogno pratico di certe cose. Quella ci sta. Ci diamo un pezzo di pane e fottiamo. Ma non è possibile. Che stai dicendo? Cerco di ragionare. Ah, ci vuoi andare tu per primo? Avanti, vai, vai. Intanto io sto attento se torna la vecchia. Va, spingi, che fai? Quanto sei pazzo? Quella è la sorella di Michele. Ma lei sa che il fratello è vivo. Che te ne fotta a te? Su, avanti. Italiano, fascista, tienes algo para comer? Te lo pido, por favor. Todo lo que quieres, hermosa. Fermati, Luigi. Vattene da sta casa che tu non c'hai niente a che fare. Levati di mezzo, scimunito. A mia mi trattarono a calci in culo tutta la vita. E ora quello che c'è da picchiare picchio. Senza tutti sti scrupoli di minchia, hai capito? Fermati, Luigi. Io chissà non te lo perdono. Non alzare tanto la cresta, picciotto. Tu non hai niente da perdonarmi. Proprio tu. Ventura, Luigi. Te lo dico come un fratello. Per il bene che ci vuoi a tua madre che sta in America. Non mi smerdare pure chi sta cosa. L'unica. L'unica cosa buona che ho cercato di fare da quando vinno qua in Spagna.
Luigi, te prego, te prego. Luigi. ¿Tienes algo para comer? Te lo suplico, tengo mucha hambre, fascista. Signore, signora, pensa a noi. Io sono venuto a portarvi notizia di Miguel. L'ho conosciuto, Miguel. È un buono muchacho. Mi ha detto, se passi por Villa Nueva, vai a salutare mia madre. Dile che sto bene e che spero di rivederla molto presto. Questo mi ha detto Miguel. Anch'io mi chiamo Miguel, che in italiano vuol dire Michele. 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 E come Miguel. Muchas gracias, señor, por haber venido. Miguel ha muerto, es verdad. Maria, avete lavato la scalinata tutta a sbavature. Dovete ripassare meglio le tracce. Sì, signore. Buongiorno. Vostro figlio non mi piace. È poco rispettoso. Non vorrei che avesse le male idee di suo padre. Non mi saluta quasi. Chissà che cattivi pensieri ha per la testa. Diteglielo, per favore, che uno sta dove la divina provvidenza l'ha messo.
Il povero che fa il superbo. Sempre male finisce, ricordatevelo. E poi che cosa significa questo buongiorno? Bacio le mani, mi deve dire. Michele, salutala la baronessa, fallo per mia. Diglielo, bacio le mani, che ti costa, figlio? No, io bacio le mani, non glielo dico. Bacio le mani. Lettura. Sì, signore. Falli inquadrare, ce ne andiamo. Sì, signore. Avanti, sveglia. Avanti, sveglia. Forza, su. Alzarsi, in fila per due. Avanti, che si ripicchi la marcia, su. Muoversi, muoversi. Anche voi altri. Andiamo in fila per due. Tutti ufficiali, controllate le squadre. Nos queremos rendir. Han tirado estos papeles del avión. Dicen que si nos rendimos y entregamos las armas, no nos pasará nada. ¿De dónde vienen? ¿De qué reparto es vosotros? Se retiran todos. Se van todos hacia Francia. La guerra ha terminado. Se terminó para nosotros. Queremos volver a casa. ¿Es verdad lo que está escrito ahí? ¿Que no nos harán nada? Cierto. Certo, è sbardato. Ventura. Sì, signore. Bisogna portarli indietro, al comando. Ma come ci vai al comando a piedi? Dopo tutto chiedo che camminammo stanotte? No, con la carrozza. Tu forza, spicciati e prendi altri due. Sì, muoviti. Signore. Pelliccioni, Vitta, Moninni, va. Vamos. Ancora qui. Che succede? Gli uomini erano stanchi, signor Maggiore, hanno marciato tutta la notte. Non mi sembra una buona ragione questa. Gli ordini erano di mantenere i contatti. Il resto della bandiera è già avanti di un paio di chilometri e tu sei ancora qui. E quelli chi sono? Prigionieri, signor Maggiore. Li sto mandando indietro con una pattuglia. E perché? Si sono arresi volontariamente, hanno consegnato le armi e gli ordini ricevuti dicono che... Me ne frego di queste puttanate, Bonelli. Stiamo dando la spallata finale.
Tutto il fronte è in movimento. Ci sono infiltrazioni nemiche dappertutto. E tu mi mandi una pattuglia allo sbaraglio per portare al sicuro tre rossi disertori. Ma gli ordini dicono ma che... smettila, Bonelli, lascia stare. Queste cose si risolvono con un minimo di iniziative. E allora che devo fare? Sergente, forma un plotone. Plotone? Esecuzione, sergente. Non hai capito? Sì, signore, ho capito. Voi due, metteteli contro quel muro. Su, forza! Due. Quattro. Sei. Otto. Dieci. E dodici. Tira un passo avanti. Fianco sinistro. Avanti, che fai? No. Che cosa? Io no. No. Forza avanti, non discutere. No, no. Avanti, no. Stai zitto che maggiore ti sei. Ho detto di no. Ma che te l'ho fatto a dire di quei tre? Vuoi passare alla corte marziale, imbecille? Che cosa succede? No, no, niente, niente, signor maggiore, niente. Cosa c'è, legionario? No, no, ci stavo dicendo. Non parlo con te. Ti rifiuti di obbedire? Non di obbedire, signor maggiore, ma di dover far parte di un plotone di esecuzione. Ti conosco molto bene, legionario. Hai già avuto modo di farti notare altre volte e non mi piaci. Non mi piace affatto. Mettiti in fila con gli altri. Obbedisci, legionario. Mi conto, no. Obbedisci. No. Dai. Voi non mi potete obbligare a farlo. Questi sono arresi volontariamente. Hanno consegnato le armi. E voi? E ditelo pure voi che è così. Che cosa aspettate? L'avete visto, no? Questi si consegnarono spontaneamente. Se noi gli diciamo di arrendersi e gli promettiamo salva la vita, poi noi non li potremo fucilare. Se no questa non è un'esecuzione. Questo è un assassinio. Aria ti ammazza, te ne fai! No! È un sovversivo. È uno sporco sovversivo. È uno come loro! Sì, è uno come loro. Al muro! Al muro insieme agli altri! Ma come, signor Maggiore? Da così senza processo. E poi non l'ufficio per... Signor Tenente, venite a capo, voi lo sapete, ci conoscete. È questione, siamo tutti stanchi. Lo porto al comando e ci saltarono i nervi. È questione d'ospedale. Assumo io tutte le responsabilità. Ha sparato un ufficiale, in linea, di fronte al nemico. Ha tentato di uccidermi. Ho tutta l'autorità per farlo. Al muro! Al muro! Togliere la sicura. Puntare. Fuoco. Bonelli, ripeti l'ordine. Sì, signor maggiore. Puntare. Allora, Bonelli, ti aspettiamo. Ventura, ho detto puntare. Fuoco.